ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Dopo le varie pressioni, a due settimane dalla prima forte scossa a 5.7, il presidente Acquaroli ha inviato la richiesta dello stato di emergenza per il sisma iniziato lo scorso 9 novembre sulla costa marchigiana settentrionale, più precisamente a largo tra Pesaro e Fano, e ancora in corso. Lo ha fatto rivolgendosi al ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci e al capo dipartimento nazionale della protezione civile Fabrizio Curcio, ribadendo che si è trattato del terremoto più forte in quella zona dal 1930 e che lo sciame sismico continua con l'ultima scossa di magnitudo 4.3 registrata proprio questa domenica. Come anticipato durante il Consiglio regionale lo scorso giovedì e come ripetuto dall'assessore Baldelli ai nostri microfoni, la richiesta è stata inviata a Roma appena terminata una prima ricognizione dei danni, che emergono giorno dopo giorno. Abbiamo chiesto ai sindaci un censimento dei danni che ci è arrivato venerdì scorso. Come ha detto bene il presidente Acquaroli, dopo il censimento avremo messo insieme quei dati e l'avremo inviati al governo con le richieste conseguenziali, perché i danni del sisma non erano immediatamente evidenti come invece quelli per l'alluvione, quindi dovevamo corredare le nostre richieste al governo nazionale con degli atti che comprovassero quello che era accaduto nel nostro territorio a cavallo tra le province di Pesaro e le province di Ancona.